Calabria gli agricoltori invadono le strade con i trattori contro i rincari del gasolio e dei mutui agricoli. Sequestrati 500.000 euro ad un appartenente alla cosca Longoversace, la cui figura era emersa nell'inchiesta Libera Fortezza contro le cosche di Polistena. Omicidio Maria Kindamo, dopo quasi 8 anni a processo il presunto assassino Salvatore Ascone. Processo Demetra 2, 6 condanne in appello, ma il giudice riduce le pene. La procura generale aveva infatti chiesto la conferma del verdetto di primo grado. A Locri 5 nuovi magistrati al lavoro. Il giudice Andrea Amedei è stato nominato nuovo presidente della sezione civile. E a Palmi partono i lavori per la località Marinella, un investimento da 1,5 milioni di euro per riqualificare il borgo marinaro. Benvenuti a questa nuova edizione del TG News, che si apre con la protesta degli agricoltori. Tanti trattori oggi in marcia verso la cittadella. La protesta riguarda il caro gasolio e soprattutto i rincari che riguardano appunto i mutui agricoli. Stefano Muscatello. Dure le giornate di protesta che continueranno anche oggi in Calabria da parte degli agricoltori appartenenti al Movimento Territorio Agricoltura MTA, che raggruppa produttori e allevatori di Calabria, Sicilia, Puglia e Molise. Motori accesi e strade occupate a Lamezia e Crotone, dove lunghe colonne di trattori e mezzi agricoli hanno preso d'assalto e occupato le strade di collegamento della superstrada 280 e la superstrada 106, lungo il corteo di trattori partito anche da Cosenza. A monte della protesta degli agricoltori, in particolare, l'esorbitante aumento dei costi di produzione, dai carburanti fino alle materie prime, e soprattutto si va contro le varie regole, sempre più stringenti, che da anni, a loro dire, danneggiano il mondo dell'agricoltura. Durissime anche le accuse di possibile corruzione negli uffici preposti al trattamento di queste tematiche. La dobbiamo smettere con questa corruzione, è un cancro che ci sta mangiando, non possiamo continuare a subire quello che succede negli uffici pubblici. È durissimo l'intervento di un agricoltore di Polistena che partecipa al presidio di Lamezia. L'uomo si è fermato a parlare con i cronisti presenti e ha puntato il dito contro la già citata corruzione che caratterizzerebbe gli stessi uffici pubblici di cui abbiamo già parlato. Nel farlo ha usato un esempio molto esplicativo. Se vado a presentare la documentazione per ottenere il gasolio per uso agricolo, sembra che mi facciano l'elemosina. Per avere un certificato devo buttare il sangue e poi scopro che chi si occupa della mia pratica avrebbe gradito che gli avessi portato un gallo, una soppressata o altri prodotti. È così che si accelerano i tempi. Basta, questa storia deve finire. I funzionari e i dipendenti pubblici li paghiamo noi con i nostri soldi, altro che soppressate, ribadendo chiaramente il concetto sopra esplicato. Il malcontento è generato anche dai ritardi della burocrazia e dalla mancanza di risposte adeguate da parte della Regione Calabria. Secondo quanto annunciato dagli organizzatori della mobilitazione, la protesta proseguirà con un corteo di trattori che raggiungerà la sede della Regione Calabria Catanzaro nella giornata di oggi. Abbiamo ricevuto ai nostri microfoni la testimonianza di Pietro Rossi, uno degli stessi organizzatori della protesta. Diciamo che la manifestazione che è nata oggi non doveva creare il disagio della povera gente come noi che si muove per andare a lavorare, ma purtroppo siamo stati costretti a scendere per le vie della provincia di Crotone, perché c'è stata la partecipazione di tutta la provincia di Crotone in massa a dire no a questo sistema europeo che vuole distruggere l'agricoltura, perché dove l'Europa dice di no al sistema agricolo è una cosa proprio paradossale, nel senso che e vogliono fermare la produzione della roba genuina, del Made in Italy soprattutto, dando vita alla roba sintetica come la farina dei grilli, come il formaggio sintetico, la carne sintetica. Quindi loro sostengono che l'agricoltura è il danno maggiore al riscaldamento globale, cosa che in questi anni addietro non è stato così, perché l'agricoltura deve vivere per quello che dà
a tutta la popolazione, come il grano biologico, come il formaggio biologico, come il vino biologico, come la zootecnia che dà il frutto, che dà i requisiti perché la vita possa andare in maniera tranquilla e genuina e sana per tutta la popolazione. E poi sappiamo che questo comparto per la Calabria è importantissimo. Per la Calabria il comparto agricolo è il motore trainante dell'economia calabrese, perché la Calabria vive di agricoltura e la Calabria, e soprattutto la Calabria in Italia, come l'Italia intera pure, non avrebbe bisogno di nessuno, perché Calabria e Italia compresa tutta produce grano, produce olio, produce vino, produce formaggi, produce latte, roba che, come ho detto prima, sono il Made in Italy, il fiocchetto d'Europa, se non del mondo. Significativa, palese e confortante, quantomeno, la vicinanza delle forze politiche nei confronti del movimento degli agricoltori. Il capogruppo del PD, in consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, esprime la propria vicinanza e la propria solidarietà ai lavoratori del comparto agricolo calabrese che stanno manifestando in queste ore su tutto il territorio regionale. Lo fa esprimendo questo concetto. Il malessere che stiamo registrando è profondo ed è figlio di una cattiva gestione complessiva, nazionale e locale, che non ha tenuto nella giusta considerazione le necessità degli agricoltori, messi a dura prova dalla pandemia, dalla guerra e da una crisi economica che ha visto lievitare i costi per la gestione delle imprese. Inevitabile è che, prima o poi, questa situazione scoppiasse in tutta la sua gravità, specialmente in una fase in cui ci si aspettava invece un'iniezione di risorse dai fondi europei e dal PNRR. La mancanza di programmazione di provvedimenti, in grado di valorizzare le nostre eccellenze e introdurre le indispensabili innovazioni tecnologiche nel comparto, hanno fatto il resto. Continua il capogruppo. Adesso, però, non c'è più tempo da perdere e occorre che il governo regionale e l'assessorato all'agricoltura cominciano a fornire risposte e mettano in campo una programmazione rinnovata dopo un confronto con i lavoratori e i loro rappresentanti, facendo luce anche sulle denunce che sono state veicolate dalla stampa in ordine alla lentezza degli uffici preposti al rilascio di autorizzazioni e rimborsi e a presunti episodi di corruzione per accelerare le pratiche. Come gruppo del PD siamo pronti a fornire il nostro contributo fattivo per dare ossigeno a un settore nevralgico per l'economia calabrese. Anche la Lega Calabria, attraverso una nota e attraverso i suoi rappresentanti, si schiera al fianco degli agricoltori che stanno protestando in tutta la regione contro le politiche agricole dell'Unione Europea e le difficoltà economiche che gli stessi stanno affrontando. La protesta, che ha visto i produttori agricoli bloccare le strade e manifestare con i loro trattori, è stata accolta con solidarietà e sostegno da parte del partito politico. La Lega Calabria comprende le preoccupazioni degli agricoltori riguardo ai costi di produzione insostenibili, all'aumento del prezzo del gasolio agricolo e delle materie prime e alla concorrenza sleale dei produttori esteri, inoltre fino ad arrivare alla mancanza di supporto al credito in agricoltura. Il partito riconosce che queste sfide mettono a rischio la sostenibilità e la prosperità del settore agricolo e dell'intera comunità calabrese. Pertanto, la Lega Calabria chiede al governo di impegnarsi attivamente per trovare soluzioni concrete che possano affrontare le difficoltà che gli agricoltori stanno affrontando. Il partito sostiene la richiesta di maggiore attenzione e azione da parte delle autorità per proteggere il tessuto economico e sociale della regione Calabria. E una vasta operazione contro il gioco illegale è stata condotta nelle province di Catanzaro e Crotone dai funzionari degli uffici dei Monopoli per la Calabria e dell'Ufficio Antifrode Regione dell'Agenzia delle Dogane. Controlli sono stati estesi a 44 esercizi commerciali nelle due province che hanno portato al sequestro di 31 apparecchi di gioco e alla denuncia di 13 persone alle procure di Catanzaro e Crotone. Le accuse riguardano l'esercizio abusivo di attività di scommesse e frode informatica, perché gli indagati avrebbero utilizzato apparecchi di intrattenimento non conformi alle normative. Gli uffici coinvolti prevedono il recupero di imposte evase che variano e sanzioni, l'applicazione di sanzioni che variano dai 5.000 alle 50.000 euro. E spaccio di droga nell'asse Campania-Scalea. Attraverso l'utilizzo di telefoni criptati è stato sgominato un gruppo criminale. 4 gli arresti.
Questa mattina a Scalea, in provincia di Salerno, i militari dei nuclei delle polizie economico-finanziarie della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare e di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 4 persone indiziate gravemente rispettivamente dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e anche di detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli elementi acquisiti hanno riguardato un presunto sodalizio dedico al traffico di stupefacenti del tipo cocaina e hashish che operava a Scalea. L'indagine condotta dai nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno ha consentito di rilevare nelle fasi di indagini preliminari, che necessita ovviamente di successiva verifica processuale, la struttura del sodalizio con ripartizione dei compiti di fornitori, acquirenti, corrieri, custodi e distributori della sostanza stupefacente, ancora i canali di approvvigionamento, con la cessione anche nelle province di Napoli e Salerno, nonché l'utilizzo di modalità di comunicazione attraverso telefoni criptati. La misura cautelare eseguita questa mattina segue un'altra misura cautelare già eseguita il 7 luglio del 2023 ed emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro in sede di rinnovazione per competenza territoriale di un'analoga misura precedentemente emessa dal GIP del Tribunale di Salerno. Ricordiamo, il procedimento penale per le ipotesi di reato è attualmente nella fase di indagini preliminari. Caos e violenza nel carcere di Paola. Un detenuto di origine rumena in preda all'ira ha distrutto la propria cella causando danni e minacciando di darsi fuoco. Il pronto intervento della polizia penitenziaria ha evitato il peggio, tuttavia durante il trasferimento del detenuto in un altro reparto, armato di una lametta, ha continuato a minacciare e aggredire il personale di sicurezza. In un momento concitato un agente è caduto sbattendo la testa e procurandosi delle ferite. La denuncia arriva dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria in servizio in Calabria, che sottolinea la gravità e l'inaccettabilità della situazione delle carceri calabresi. E 'ndrangheta nel vibonese, parliamo del processo Demetra 2. 6 condanne in appello, ma il giudice riduce le pene. La procura infatti aveva chiesto la conferma del verdetto di primo grado. La ricostruzione di quanto avvenuto nel servizio di Giuseppe Mazzaferro. La Corte d'Appello di Catanzaro ha ridotto le condanne per 6 imputati coinvolti nell'inchiesta Demetria 2, originatesi dalle indagini sull'autobomba che causò la morte di Matteo Vinci a Limbadi, rivelando un traffico di stupefacenti. I giudici hanno condannato Vito Barreca a 15 anni, 10 mesi e 20 giorni, la riduzione rispetto ai 16 anni di primo grado, e poi Domenico Bertucci a 6 anni e 11 mesi, ridotto rispetto agli 8 anni in primo grado, Antonio Criniti a 8 anni e 4 mesi, ridotto ai 10 anni di primo grado, e Filippo De Marco a 8 anni e 7 mesi di reclusione, ridotto da 10 anni a 8 mesi rispetto al primo grado. Ancora le riduzioni riguardano Pantaleone Mancuso a 8 anni e 2 mesi rispetto ai 9 anni di primo grado e Alessandra Mancuso a 2 anni e 8 mesi, riduzione rispetto ai 7 anni e 8 mesi del primo grado. Criniti e De Marco erano stati inizialmente arrestati con l'accusa di omicidio tentato e consumato con l'aggravante del metodo mafioso, oltre alla detenzione illegittima di un ordigno esplosivo. Tuttavia queste accuse erano state annullate dal Tribunale del Riesame, con il giudice del primo grado che ha sostenuto la presenza di un margine di ambiguità ed una mancanza di certezza assoluta riguardo il loro coinvolgimento nell'attentato. Attualmente gli imputati hanno l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Vito Barbara è indicato come promotore, direttore ed organizzatore dell'associazione, mentre Criniti e De Marco si occupavano delle modalità di approvvigionamento delle stupefacenti. Altri partecipi all'associazione includono Pantaleone Mancuso, Alessandro Mancuso e Domenico Bertucci. E dal processo Demetra 2 all'omicidio di Maria Kindamo, dopo quasi 8 anni a processo il presunto assassino Salvatore Ascone. Upinnularu, questo è il nome che dovrà comparire davanti al giudice della Corte d'Assise di Catanzaro. L'uomo è considerato un elemento di riferimento dei clan Mancuso di Limbadi. Nicodemo Barillaro. Oltre 180 indagati rinviati a giudizio, 90 hanno chiesto e ottenuto di essere giudicati in abbreviato, solo 3 invece le persone prosciolte. Supera il vaglio del GUP il castello accusatorio con cui la DDA di Catanzaro ha svelato i traffici illeciti dei clan vibonesi,
la loro infiltrazione nel settore turistico e la rete di insospettabili su cui le cosche avrebbero potuto contare. Ma soprattutto reggono le accuse nei confronti di Salvatore Ascone, indagato per l'omicidio dell'imprenditrice Maria Chindamo. Alla base del brutale femminicidio, secondo la ricostruzione effettuata dalla DDA, la donna sarebbe stata uccisa e data in pasto ai maiali, dopodiché i suoi resti sarebbero stati triturati con un trattore. Gli inquirenti ipotizzano un doppio movente, quello della vendetta per il suicidio del marito, da cui la donna aveva deciso di separarsi e dalla cui morte alcuni familiari le avrebbero addebitato la responsabilità, e quello degli appetiti che il clan Mancuso avrebbe avuto da anni proprio su quei terreni che lei non voleva cedere. Il processo contro Ascone avrà inizio il 14 novembre davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro, stessa decisione anche per Salvatore Pititto, Domenico Iannello e Giuseppe Mazzitelli, indagati per l'omicidio di Angelo Antonio Corigliano, commesso il 19 agosto 2013, il cui movente sarebbe riconducibile ad una rappresaglia per vendicare l'omicidio di Giuseppe Misiano, elemento del locale di Mileto. Il GUP ha invece prosciolto Giovanni Zuliani perché a suo carico pende un altro procedimento per le stesse ipotesi, Giuseppe Tulino per intervenuta prescrizione, Domenico Jevolo per non aver commesso il fatto, Olimpo, Imperium Maestrale Cartago, le tre scottanti inchieste che hanno svelato le infiltrazioni dei clan del Vibonese nelle attività economiche del territorio e i rapporti con esponenti della pubblica amministrazione, dell'imprenditoria e dell'avvocatura, diverranno quindi un unico maxi processo con 188 imputati. Tra questi anche l'ex direttore generale del Dipartimento Turismo della Regione Pasquale Anastasi, l'ex manager dell'ASB di Vibo Cesare Pasqua, ma anche il boss Luigi Mancuso e il collaboratore di giustizia Andrea Mantella. Il processo inizierà l'11 marzo. Ancora cronaca, ancora truffe, ancora Reggio Calabria ai danni di anziani. Un 28enne napoletano è stato denunciato dopo aver tentato di compiere truffe a danni di anziani utilizzando il noto stratagemma del finto carabiniere. Insieme infatti ad altri complici aveva contattato gli anziani chiedendo denaro per la presunta scarcerazione di un finto figlio arrestato. L'uomo avrebbe dovuto recarsi presso le abitazioni per raccogliere quanto richiesto, ma è stato fermato e denunciato dai carabinieri reggini. E ci spostiamo a Gioia Tauro. Sotto inchiesta un imprenditore per non aver per omesse versamento di ritenute fiscali, sequestrate 1,4 milioni di euro. Tutta la ricostruzione nel servizio di Raffaella Silvestro. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno attuato un provvedimento di sequestro preventivo volto alla confisca per un valore di 1,4 milioni di euro. Tale disposizione è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Palmi su richiesta della locale procura nei confronti di un imprenditore di Gioia Tauro. Quest'ultimo è l'amministratore di un rilevante gruppo di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale, al quale è stato contestato il reato di omesso versamento di ritenute fiscali dovute o certificate. Il sequestro rappresenta la conclusione di approfondite indagini condotto dal gruppo di Gioia Tauro, dimostrando, almeno allo stato attuale del procedimento, che l'amministratore temporaneo di due società, in qualità di sostituto di imposta, ha sistematicamente trascurato il versamento delle ritenute fiscali operate sui propri dipendenti. L'importo complessivo oggetto di omissione ammonta a 1,4 milioni di euro, coprendo il periodo compreso tra il 2017 e il 2019. L'origine di questa attività investigativa risale a un'ispezione fiscale effettuata dai finanzieri di Gioia Tauro, seguita da un'ulteriore fase di accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate. Questa operazione ha rivelato il comportamento del rappresentante legale della società coinvolte. Successive indagini della Polizia Economico-Finanziaria delegate dall'autorità giudiziaria alle Fiamme Gialle della Piana hanno confermato le ipotesi iniziali, portando la Procura della Repubblica di Palmi a presentare la richiesta di sequestro, approvata poi successivamente dal giudice d'istruzione del Tribunale locale. L'operazione è stata condotta in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica e del Tribunale di Palmi.
E restiamo nella piana di Gioia Tauro, in modo particolare ci spostiamo a Palmi, dove l'ordine degli avvocati dona al tribunale bandiere e un nuovo defibrillatore. Ecco Presidente, una giornata importante. È importante che è il coronamento di quella che è un'attività che noi abbiamo intrapreso di concerto con i vertici del Tribunale e che prevedono la possibilità che il Tribunale, sia il civile che il penale, siano cardioprotetti. In quest'ottica abbiamo voluto realizzare quelli che erano un corso per il quale hanno partecipato magistrati, avvocati, cancellieri. Abbiamo noi ovviamente offerto quelli che sono i defibrillatori, che oggi verranno completati come allocazione. Già il civile è stato allocato, ora verrà allocato qui al penale, e in quest'ottica quindi ci siamo mossi, nell'ottica ovviamente di un'educazione anche a quella che è la salute come strumento attraverso il quale appunto eventualmente intervenire laddove ce ne fosse la necessità. Ma diciamo che il compito che ci siamo prefissi è quello di portare l'avvocatura al di fuori di quelle che sono le normali aule di tribunale nel quale normalmente ci muoviamo. In quest'ottica ovviamente è necessario guardare a quelli che sono gli interessi della collettività e ridare ovviamente all'avvocato il ruolo che gli spetta. E chiaramente tutto rientra in una procedura di modernizzazione degli uffici giudiziari, rientra in un aspetto di sicurezza. Vogliamo che gli uffici siano aperti al pubblico il più possibile, che diano garanzia non soltanto sull'applicazione della giustizia, ma anche sulla sicurezza delle persone dal punto di vista legale. È un passo avanti verso la sicurezza medica e la possibilità di frequentare gli uffici giudiziari con tranquillità. Ecco Presidente, defibrillatore più bandiere, ecco la dona, questa apparecchiatura che tra l'altro è molto utile. Buongiorno intanto, e io in questa occasione non posso che ancora una volta ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi per la sensibilità, la vicinanza al Palazzo di Giustizia, perché si tratta anche il defibrillatore, chiaramente è una donazione che riguarda anche gli utenti della giustizia. Dicevo, ringraziare per questa collaborazione che c'è sempre stata e che non viene mai meno. Quindi onestamente non posso che appunto ringraziare. Ancora a Palmi, ma per parlare del borgo marinaro della Marinella, partono i lavori di riqualificazione dell'antico borgo, lavori che rientrano in un investimento ampio e complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, un finanziamento che rientrava nel progetto del vecchio bando dei borghi. Siamo alla Marinella, oggi finalmente iniziano i lavori per la rigenerazione del borgo. Dopo anni passati per intercettare il finanziamento prima, avviare e concludere la progettazione, conferenze dei servizi, gara d'appalto, finalmente oggi diamo il via a dei lavori importanti che daranno un nuovo volto al nostro borgo, con la realizzazione di un solarium, la realizzazione di un punto d'approdo, il ripristino della viabilità comprensiva anche dei sentieri che saranno completamente riqualificati. Sono altresì in corso, come avrete già notato, i lavori di ristrutturazione del teatro alla Motta, conclusi da qualche settimana invece i lavori di messa in sicurezza del Costone. Adesso finalmente possiamo dare il via a questi importantissimi e tanto attesi lavori. Finalmente, quindi, tra qualche settimana, o meglio tra qualche mese, avremo la nostra bellissima Marinella con una nuova vita, finalmente accessibile a tutti, in sicurezza e pienamente fruibile. Restiamo nella piana di Gioia Tauro, ci spostiamo però a Taurianova, dove il progetto della candidatura di Taurianova come capitale del libro 2024 ha suscitato un vasto e qualificato sostegno. L'amministrazione comunale ha già raggiunto la fase finale del contest e sta raccogliendo enormi adesioni non solo nella piana di Gioia Tauro ma anche da altre città d'Italia, partendo dall'associazione della città degli Ulivi, per parlare della piana di
Gioia Tauro, aggiungere anche all'Associazione Italiana dei Siti Storici dei Grimaldi, che ha inviato un messaggio di supporto elogiando il lavoro dell'amministrazione taurinovese nel campo della cultura e negli investimenti nella biblioteca comunale. Restiamo a Taurianova, ma per tutt'altra notizia, parliamo dell'operazione Libera Fortezza. Sono stati sequestrati ad un imprenditore beni per 500.000 euro. L'imprenditore doveva essere legato alla cosca della Piana di Polistena. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Giovanni Bombardieri, stanno eseguendo un provvedimento emesso dal Tribunale Reggino. La misura di prevenzione patrimoniale prevede il sequestro di beni dal valore di 500.000 euro nei confronti di un individuo di Taurianova, il cui coinvolgimento criminale era emerso nell'operazione Libera Fortezza. L'indagine ha svelato un'organizzazione criminale a Polistena, operante nell'ambito della cosca Longo Versace. Il gruppo mirava a ottenere vantaggi patrimoniali attraverso prestiti usurari, creando un sistema illecito di reperimento del credito e mantenendo il controllo del territorio, sottoponendo le vittime a dipendenza economica. Il soggetto coinvolto è stato rinviato a giudizio, tra gli altri, per associazione di stampo mafioso. La Direzione Distrettuale Antimafia, interessata agli aspetti economico-imprenditoriali della criminalità organizzata, ha incaricato il GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria, di condurre un'indagine economica patrimoniale. I risultati hanno portato al sequestro di 9 immobili, denaro contante e rapporti bancari per un valore totale già citato di circa 500.000 euro. Il provvedimento, ancora soggetto a valutazioni future, riflette l'impegno nella lotta contro il patrimonio illecito collegato alle attività criminali nella regione. E ci spostiamo nella Ionica, in modo particolare a Locri, dove 5 nuovi magistrati hanno preso servizio al Tribunale con vari incarichi. Nell'ambito di questa riorganizzazione, il giudice Andrea Amedei è stato nominato nuovo presidente della sezione civile. Hanno preso servizio ieri mattina al Tribunale di Locri 5 nuovi magistrati che vanno a ricoprire incarichi tra i vari uffici e sezioni. Sempre ieri è stato nominato quale nuovo presidente della sezione civile del Tribunale di Locri il giudice Andrea Amedei. L'organico del Tribunale di Locri si rafforza con la dottoressa Francesca Sambataro, originaria di Catania, e il dottor Dario Sciutteri, originario di Messina, che entrano a far parte della sezione penale, con al vertice il giudice Ada Vitale. Il dottor Stefano Guglielmino, originario di Comiso, è stato immesso in servizio nell'ufficio di procura, guidato dal dottor Giuseppe Casciaro. Infine hanno prestato giuramento la dottoressa Sara Previti e la dottoressa Olga Quartuccio, entrambe nate a Messina, che entrano a far parte della sezione civile che da ieri ha nel giudice Andrea Amedei il nuovo presidente, dopo un periodo di reggenza seguito al trasferimento a Reggio Calabria della dottoressa Antonella Stilo. I nuovi magistrati hanno giurato al cospetto del collegio composto dai giudici Rosario Sobrio, Mariano Robertiello e Raffaele Lico, mentre il presidente Amedei ha giurato al cospetto del collegio composto dai giudici Vitale Sobrio e Robertiello. I nuovi magistrati sono stati accolti dai colleghi e dal personale in servizio al Palazzo di Giustizia di Piazza Fortugno, nonché dai rappresentanti dei vari organismi dell'Avvocatura Locrese. Restiamo a Locri, dove l'aula del Consiglio Comunale è stata teatro di tensioni. L'opposizione, infatti, guidata da Raffaele Senato, Ugo Passafaro, ha abbandonato la sessione in segno di protesta. La critica principale è stata rivolta all'assessore al bilancio Bruno Iorfida e alla maggioranza guidata dal sindaco Fontana. Raffaele Senato ha parlato di presunte irregolarità nei bilanci comunali, affermando che la maggioranza continua ad approvare bilanci con atti illegittimi, annunciando anche l'intenzione di rivolgersi alla Corte dei Conti. Stessa cosa per il capogruppo Ugo Passafaro, che parla invece di un muro di cemento armato per la maggioranza. Il sindaco Fontana, a margine del Consiglio Comunale, ha difeso la sua amministrazione e ha confermato la fiducia in Iorfida e nella sua maggioranza, indicando anche la volontà di tagliare costi e puntare al futuro. Andiamo al Consiglio.
della Metro City, disco verde per il documento unico di programmazione 2024-2026. L'aula di Palazzo Alvaro ha licenziato positivamente il documento propedeutico all'approvazione del bilancio. Tutti i dettagli nel servizio di Maria Antonietta Reale. Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha approvato il documento unico di programmazione per gli anni 2024-2026. L'atto è stato introdotto in aula dal consigliere metropolitano Giuseppe Ranuccio, delegato al bilancio, che ha evidenziato l'importanza conferita alla promozione del settore cultura, alla crescita turistica, allo sviluppo economico, l'immagine del territorio e inoltre la viabilità e la valorizzazione del patrimonio in generale. Grande attenzione anche all'istruzione, quindi alle scuole, alle palestre, allo sport, senza dimenticare la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio, compresi i tratti fluviali. Interventi anche sul welfare e sulla formazione professionale. Ranuccio segnala anche un risparmio di circa 2 milioni di euro grazie alla ricognizione dei mutui e una gestione oculata delle risorse. Sono previste infine, ha concluso il delegato al bilancio, nuove assunzioni che consentiranno alla città metropolitana di poter garantire una maggiore efficienza nei servizi erogati. Durante i lavori d'aula, gli interventi dei consiglieri si sono indirizzati maggiormente agli interventi del settore viabilità, ribadendo l'importanza delle infrastrutture di collegamento con le zone interne, sempre più importanti per evitare il rischio spopolamento. Il documento di programmazione è un atto amministrativo di indirizzo politico molto importante perché è preliminare all'approvazione del bilancio e in questo documento gli organi di indirizzo politico, in questo caso il sindaco e il consiglio metropolitano, hanno l'obbligo di indicare quelli che sono gli obiettivi, gli indirizzi strategici da affidare all'ente nell'anno che va ad iniziare. Obiettivi che poi naturalmente vanno attuati attraverso strumenti finanziari, progetti e quant'altro. Per questo è importante che il DUP sia ancorato alla realtà, al territorio, a quelle che sono le esigenze ma anche le cose belle che emergono dal nostro territorio, gli elementi di speranza, di fiducia. Per questo ho apprezzato tantissimo il fatto che il DUP abbia posto come obiettivo strategico quello della multiculturalità e dell'integrazione dei rifugiati politici e delle persone richiedenti asilo. Questo anche perché il nostro territorio metropolitano in molti comuni presenta degli elementi di eccellenza sull'inclusione e sull'integrazione. Molti sindaci, molte amministrazioni, soprattutto dei piccoli comuni delle aree interne, fanno dell'inclusione e dell'integrazione multietnica un elemento utile per frenare lo spopolamento delle nostre aree, la desertificazione culturale ed economica. Io oggi ho citato uno di questi comuni, sono tanti quelli che lo fanno, uno di questi è Camini. Ma ce ne sono anche altri. Camini ci sono stato recentemente e devo dire ho toccato con mano una realtà straordinaria dove l'umanità, la professionalità, la competenza diciamo, hanno creato un connubio eccezionale dando una prospettiva di futuro e di rinascita a quel territorio. Basti pensare all'aumento dopo tanti anni del numero di studenti, l'apertura di uno sportello bancomat dopo tanti anni che era chiuso e tanti fattori, la ripartenza di attività economiche che diciamo, hanno segnato una svolta in quel territorio grazie ai progetti di SPRAR prima e ai progetti SAI adesso, quindi i progetti di accoglienza dei rifugiati. Quindi davvero insieme al tema delle infrastrutture e quindi dei collegamenti viari interni ed esterni alla città metropolitana, allo sviluppo economico dell'agricoltura e turistico, sicuramente il tema dell'inclusione e dell'integrazione può rappresentare per la nostra città metropolitana, al centro del Mediterraneo, al centro dei flussi migratori, un elemento di straordinaria importanza e un'opportunità davvero da non farsi scappare. Un tema su tutto, quello che tra le altre cose mi riguarda personalmente, è quello dell'attenzione particolare che
che riveste appunto il territorio metropolitano nel settore della viabilità. Quindi già l'anno scorso la città metropolitana ha investito oltre 1.100.000 in tema di viabilità e quest'anno proveremo a fare uno sforzo maggiore, proprio perché comprendiamo quelle che sono le tante richieste di un territorio tanto vessato in tutti questi anni. Ricordiamo a tutti che la città metropolitana, prima provincia, dal 2011 non vengono erogati alcun tipo di finanziamento statale e quindi è assolutamente importante che un ente come la città metropolitana di programmazione si faccia tenere pronto e preparato con una progettazione quasi esecutiva a volte, proprio per andare a rintracciare e carpire quei finanziamenti che possono appunto tornare utili a tutto il territorio metropolitano. Piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. E un'ex marmeria abbandonata nel cuore del Parco Nazionale del Pollino a Cerchiare di Calabria è stata sequestrata dal nucleo dei carabinieri forestali. Il capannone di circa 10 metri quadri presentava gravi problematiche, tra cui lastre di Eternit in disfacimento, pneumatici e rifiuti speciali pericolosi. Il proprietario dell'area è stato denunciato e oltre 50 metri cubi di residui di lavorazione del marmo, veicoli abbandonati e lastre di amianto sono stati rinvenuti e sequestrati. L'ANAS del comune e il comune di Vibo Valentia contro l'abbandono dei rifiuti sulla statale 182 delle Serre Calabresi e la strada 18 della Tirrenia Inferiore. Le squadre ANAS in collaborazione con il comune di Vibo Valentia sono state impegnate durante la giornata di oggi nelle attività di rimozione dei rifiuti abbondanti sulla strada statale 182 dalle Serre Calabre, dalla stazione ferroviaria di Vibo Pizzo verso il bivio di Longobardi e nei pressi di Vibo Marina e lungo la strada statale 18 Tirrenia Inferiore, nel tratto compreso del bivio di Longobardi fino al bivio di Vibo Pizzo. Le attività eseguite in sinergia e collaborazione con il comune, che si occuperà dello smaltimento, sono orientate al mantenimento del decoro per contrastare l'abbandono illegale di rifiuti solidi urbani lungo la strada statale, al fine di prevenire pericoli per la viabilità, l'ambiente e la salute pubblica. ANAS è sempre orientata al mantenimento del decoro lungo strade di propria competenza e svolge anche frequentemente interventi di pulizia con mezzi e fondi propri. L'incessante nonché illegale abbandono di rifiuti solidi urbani lungo le strade rende però questa attività sempre più difficoltosa e dispendiosa. Ovviamente ci si augura che attività di questo tipo debbano sempre diminuire, evitare interventi di pulizia straordinaria e continuare nella manutenzione ordinaria, anche perché la Calabria deve mostrare il volto più pulito e questa è anche una questione di civiltà. E a Bivongi si è conclusa la visita pastorale del Vescovo della Diocesi Locri-Gerace e Monsignor Francesco Oliva, una visita all'insegna dell'ecumenesimo nell'incontro e soprattutto nell'incontro tra religioni per l'unità dei cristiani. Ugo Franco. Conclusa la visita pastorale del Vescovo di Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva, con il pellegrinaggio all'eremo di Monte Stella di Pazzano e al monastero ortodosso di San Giovanni Terestis di Bivongi, dove ad attenderlo c'erano i monaci. Il vescovo, accompagnato dal parroco Don Enzo Chiodo e dal diacono Mimmo Franco, dopo aver pregato davanti a San Giovanni Terestis con padre Giovanni e gli altri monaci, ha visitato il monastero. Il pellegrinaggio è stato programmato nel corso della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, l'evento che ha il fine di promuovere la fratellanza e l'unità fra le diverse confessioni cristiane. Sicuramente il pellegrinaggio del Vescovo rafforza l'ecumenismo che qui, nella Vallata Stilaro, è iniziato nel 1994 con l'arrivo dei monaci ortodossi al monastero di San Giovanni. Bivongi è un luogo di ecumenismo, ha detto il Monsignor Oliva, e la fede possa essere quell'elemento unificante e possa essere un invito a tutti gli uomini di buona volontà, un'occasione che ci richiami a vivere l'unità. Chi crede in Dio e nei fratelli ama l'unità, ama la comunione, e che tutti i nostri fratelli possano sentire questo bisogno in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Solo l'unità, l'amore fra di noi, contraddistingue nel nostro modo di credere. Una fede di persone divise fra di loro, conclude il Vescovo, non è una fede credibile, e allora viviamo credibilmente la nostra fede attraverso la testimonianza dell'unità e di condivisione.
Non a caso questo incontro ecumenico avviene qui a Bivongi nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Bivongi, sappiamo, è un luogo di ecumenismo, un luogo accogliente, un luogo dove vi è anche il santuario di San Giovanni Terestis e il monastero con i monaci ortodossi. E qui si incontra il mondo cattolico con il mondo ortodosso e con gli evangelici. Quindi tre comunità che vogliono vivere nella preghiera l'unità. Senza unità la nostra fede è debole. La fede ha bisogno di dare testimonianza di comunione, d'unità, per essere credibile. Da questo santuario diocesano, mamma nostra di Bivongi, vogliamo lanciare un messaggio di ecumenismo in questo nostro contesto, nel contesto attuale, che è un contesto purtroppo dove troppe sono le guerre che insanguinano il mondo. La guerra esprime odio, esprime violenza ed è una contraddizione terribile. Oggi abbiamo bisogno di dialogo tra i popoli, di collaborazione tra i popoli, di sviluppo dei popoli, e la guerra impedisce questo percorso di crescita dell'umanità. Quelle del Vescovo nella Vallata Stilaro, a Stilo prima e a Pazzane e Bivongi poi, sono state giornate intense. È entrato nelle varie realtà e nel mondo della sofferenza della Vallata Stilaro ed ha esortato tutti a camminare insieme nella comunità di parrocchie per aiutarsi a sostenersi e nel lottare insieme per il bene comune. Oltre le criticità, ha concluso il Vescovo, bisogna guardare al positivo del territorio e superare le conflittualità sterili, imparare a fare comunità con il perdono e con la compassione. Infine, i ringraziamenti per l'accoglienza riservata, con l'invito a tutti di camminare insieme. Vediamo adesso con Nicodemo Barillaro come hanno titolato i principali quotidiani di oggi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani con le edizioni di Gazzetta, iniziando da quella di Reggio, gli agricoltori bloccano la Calabria, e poi le tre notizie nel taglio alto, i titoli sotto testata, caro voli a Natale, Bruxelles è decisa a vederci chiaro per quanto riguarda il trasporto aereo. E poi a Reggio, la Guille, territorio dimenticato dalla politica, qui il segretario Peppe Rizzo. Reggio, la pedagogia dell'antimafia, la lezione di Tiberio Bentivoglio agli studenti dell'Italia. Ilis Severi denunciare e democrazia. Palmi, cominciati i lavori di rigenerazione della Marinella per 1,5 milioni di euro a Villa San Giovanni, lo sciopero di Ecoru, l'amministrazione, la ditta è stata pagata. Consiglio comunale a Locri, spaccato sul bilancio, sarà nuovo dissesto. E poi l'addio al rombo di Tuono, l'addio a Gigi Riva, mito del Cagliari della Nazionale, morto a 79 anni. E poi lo sport con la Supercoppa vinta dall'Inter. Vediamo l'edizione di Cosenza, il titolo di apertura è sempre lo stesso, con gli agricoltori che bloccano la Calabria. Invece nel taglio alto il caro voli natalizio, l'Unione Europea indaga. Cosenza, giovane capotreno picchiata e insultata da un passeggero. Invece a Cosenza, per i temi della sanità, oncologia, nefrologia e cardiologia, rivoluzione nei reparti ospedalieri all'Annunziata, prendono servizio i docenti selezionati dall'università. E poi ancora, vedete, gli occhielli, Cosenza e le rettore dell'Unicale Nicola Leone, scelto all'unanimità la guida del Coruc. Arrende, taglio degli alberi, si tiene in piazza degli ambientalisti. A Corigliano Rossano, tre autovetture distrutte dal fuoco nella zona Scalo. Anche nell'edizione di Cosenza, l'addio a Gigi Riva, come del resto anche nell'edizione di Catanzaro Crotone, Lamezia e Vibo. Intanto il taglio alto per la giudiziaria, c'è un nuovo maxi processo ai clan, a giudizio in 188 per le inchieste Maestrale, Olimpo e Imperium. Solo tre indagati sono stati prosciolti, 91 scelgono il rito abbreviato, reggono le accuse contro Salvatore Ascone per l'omicidio Kindamo. Crotone, la vicenda Ferrerio, secondo una perizia il giovane aggredito ha una patologia ossea.
Clima rovente, Catanzaro Servizi, azione, il contratto non è stato firmato a Lamezia, l'ex assessore Gargano, volevo raccogliere i frutti del mio lavoro. E poi, come abbiamo detto oggi, tutti i quotidiani, tutte le edizioni, tra cui proprio anche questa di Crotone e Lamezia, dedica spazio a Gigi Riva per la sua scomparsa. Chiudiamo con il quotidiano, l'edizione Calabria, i temi della sanità in apertura, per la riapertura degli ospedali bisognerà aspettare ancora. Prezzi alle stelle, troppi paletti, esplode la rivolta degli agricoltori. Blocchi stradali in tutta la regione e la mobilitazione continuerà anche oggi. Si sposa e viene licenziata perché potrebbe avere figli. La storia di una 35enne di Cosenza. I temi della sanità, l'Unical recluta 39 primari per l'ospedale di Cosenza. Vibo, l'inchiesta maestrale, rinvio a giudizio per 188 imputati, 91 in abbreviato. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava i quotidiani calabresi. Restituiamo la linea alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. E adesso, come sempre, a conclusione del nostro TG, le previsioni del tempo per vedere come cosa succederà nelle prossime ore in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. È stato presentato da info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Vi lascio adesso, come sempre, al riepilogo dei nostri titoli, rinnovandovi l'appuntamento del TG News alle prossime edizioni e un grazie per essere stati con noi. In Calabria gli agricoltori invadono le strade con i trattori contro i rincari del gasolio e dei mutui agricoli. Sequestrati 500.000 euro ad un appartenente alla cosca Longoversace, la cui figura era emersa nell'inchiesta Libera Fortezza contro le cosche di Polistena. Omicidio Maria Kindamo, dopo quasi 8 anni a processo il presunto assassino Salvatore Ascone. Processo Demetra 2, 6 condanne in appello, ma il giudice riduce le pene. La Procura Generale aveva infatti chiesto la conferma del verdetto di primo grado. A Locri 5 nuovi magistrati al lavoro, il giudice Andrea Amedei è stato nominato nuovo presidente della sezione civile. Palmi partono i lavori per la località Marinella, un investimento da 1,5 milioni di euro per riqualificare il borgo marinaro.